Sono Donatello Serafini, sono un tutor e docente al corso di laurea per tecniche di radiologia medica per immagine e radioterapia, un corso che prevede un approccio multidisciplinare alle materie radiologiche. Si studiano fisica, si studia anatomia, tecnica radiologica e clinica, applicate alla comprensione della radiologia. Se vi piace il mondo della medicina e siete appassionati alla tecnologia, questo è il corso che fa per voi. Sono qui oggi per presentarvi il tecnico sanitario di radiologia medica, un professionista in possesso della laurea triennale in tecniche di radiologia medica per immagine e radioterapia e iscritto ad un ordine professionale che esegue autonomamente e in collaborazione con altri professionisti sanitari le prescrizioni mediche che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, di energia termica, ultrasoniche e di risonanza magnetica. Il TSRM interviene altresì nella protezionistica fisica e dosimetrica e partecipa alla ricerca scientifica di settore. Le tipologie di esami diagnostici effettuati da un TSRM in radiologia sono radiografie, TC, risonanze magnetiche e procedure interventistiche, ovvero quelle procedure nelle quali si indagano tramite cateteri e sonde eventuali patologie del sistema vascolare, del sistema epotobiliare ed uropoietico. Altri ambiti di lavoro del tecnico di radiologia sono in medicina nucleare, dove si eseguono indagini radiologiche introducendo all'interno del corpo sostanze radioattive che si legano a particolari strutture anatomiche. In radioterapia, ovvero quel settore dove si curano i tumori tramite radiazione della zona colpita dalla malattia, e in ultimo in fisica sanitaria, dove si collabora con i fisici per il corretto funzionamento delle apparecchiature radiologiche. Il TSRM può lavorare nel settore pubblico e nel settore privato, sia come dipendente che come libero professionista. Più rare sono le applicazioni nell'ambito della radiologia veterinaria o in ambito industriale. Il corso di laurea ha durata triennale, l'accesso è programmato e prevede un esame di ammissione che consiste in una prova con test a scelta multipla. La frequenza è obbligatoria e l'attività didattica frontale si alterna con l'attività pratica sotto la guida di un tutor. Il tirocinio è un'esperienza formativa pratica affiancata ad un professionista esperto. Il laureato, al termine del suo percorso formativo, sarà in grado di conoscere e applicare in modo autonomo il processo diagnostico e terapeutico per quanto di competenza. Inoltre avrà padronanza nel controllare le apparecchiature a lui affidate. Tra i vari sbocchi professionali ricordiamo la possibilità di insegnare corsi di laurea e di accedere a dei master di primo e di secondo livello, oppure di concorrere alla dirigenza nel settore sanitario dopo aver concluso il percorso biennale specialistico magistrale. Per maggiori informazioni vi invito a visitare il sito della Scuola di Medicina. Per qualsiasi altra necessità potete contattare via mail il coordinatore del corso di laurea, la dottoressa Patrizia Camerone. Sperando di vedervi numerosi, vi aspettiamo presto al corso di laurea.